non è uno yes man. Non ci sono fra di noi uomini e spiriti liberi e servi. Questa è una dicotomia che non esiste. Non esiste questa divisione. Si esercita da tempo nella critica demolitrice della nostra storia e della leadership di Berlusconi, prefigurando, è legittimo farlo, prefigurando non un partito che cresce insieme, ma prefigurando un'altra destra, un'altra politica, un'altra Italia. E tutto rispetto ad un supposto tramonto di Berlusconi del leghismo trionfante. Il dottor Filippo Rossi, un altro esponente di Fare Futuro, non si è fatto scrupolo di parlare di uno scontro e di una differenza culturale tra Fini e Berlusconi, una differenza tra chi, cito testuali parole amici, tra chi considera il potere una cosa privata, fine a se stessa, senza ideali, senza contenuti, senza obiettivi, e chi lo considera al servizio dei cittadini, al servizio del Paese. Purtroppo queste parole, che io ritengo personalmente non solo infondate, ma perfino offensive, queste opinioni non sono mai state contraddette. Non sono mai state smentite, né quantomeno corrette. Mi chiedo, amici, e concludo veramente, si può stare in un partito e sostenere che il suo fondatore, che ha avuto forse un certo ruolo nell'evoluzione della destra in Italia, si può stare in un partito e sostenere che il suo fondatore rappresenterebbe un modello da ripudiare?